Formazione nuovamente in campo, gentili telespettatori, stiamo parlando ovviamente di Aquila Clatini e Città di Vittoria per la ripresa. Vi ricordo il parziale 0-1, facciamo partire il nostro di cronometro. Il gol al 37esimo è stato realizzato dall'esperto Bomber Leone, un'autentica prodezza tecnica, quella dell'attaccante numero 10 in forza al Città di Vittoria, che tutto solo si è presentato dinanzi a Polessi, scavalcato con un preciso quanto raffinato pallonetto. Intanto la palla tra i piedi di Commendatore, che viene spinto da Tergo, c'è fallo, punizione per le Aquile Calatine. Non mi pare che vi siano state sostituzioni all'arco di questo intervallo, mentre vi ricordo che la squadra di casa ha dovuto, con il suo tecnico Samer Boncompagni, effettuare una prima sostituzione per l'infortunio occorso al difensore centrale genovese. Il suo posto è stato preso da Iannizzotto. Intanto la palla lanciata su. Anzi, scusate, siete Amadou che dunque adesso si è interscambiato la posizione con Sussò, la perde la palla alla ripartenza del Vittoria. Il servizio a sinistra che raggiunge Cosentino, Cosentino attaccato da Nicotra, ottima sua giocata, riesce a servire il Bruno che fa la sponda all'indietro per la corrente Currieri, se non erro, toccato duro e messo a terra. C'è dunque calcio di punizione, anzi si trattava di giudice, calcio di punizione a favore del Città di Vittoria. Sul punto di battuta si è portato Currieri. Avanza dunque compatta nella circostanza la formazione ospite. Parte il traversone di Currieri lungo sul secondo palo, con calma in due tempi fa su il pallone Polessi, che adesso attende che i propri compagni guadagnino metri in avanti. Parte il suo lungo rilancio verso la tre quarti avversaria nella zona di Abdoulaye, che lascia rimbalzare il pallone a terra. Poi subisce però il fallo del suo diretto avversario, comandato il calcio di punizione a favore delle Aquile Calatine. Si va a portare al suo punto di battuta Nicota, che parte a sorpresa cercando di prendere in controtempo gli avversari, ma di fatto Bartoluccio non controlla bene il pallone e se lo trascina al di là della linea di fondo. Nulla di fatto, suma questa opportunità offensiva delle Aquile Calatine. Il gioco riprende con la rimessa dal fondo a favore del Vittoria e il giovane portiere Alabiso che sta per calciare col suo sinistro il pallone indirizzato verso la linea centrale. La palla che rimbalza a terra viene in qualche modo domata o tenta di fare su un altro Nicotra, che però viene anticipato dall'avversario. Il servizio intercettato di Anizzotto, in gioco però pericoloso, dice l'arbitro, che interrompe l'azione e assegna punizione per gli ospiti. Pronto sul punto di battuta Currieri, tocca corto per la corrente Citronella, che lancia lungo in avanti il colpo di testa di Bartoluccio, la palla nella zona di Sussò. Sussò si gira, mantiene in campo in posizione di ala sinistra, la porta verso la linea centrale, mantiene possesso della palla e poi trova la deviazione dall'avversario in out per la rimessa delle Aquile Calatine. Velocissimo si va a portare sul punto di battuta Bartoluccio, lancia lungo in avanti a cercare Abdoulaye, anticipato di testa dall'avversario, batte ribatti, hanno la meglio il centrocampisti del Vittoria, che rilanciano adesso nella zona di Bruno, anticipato bene da Wally, palleggio aereo di Wally che adesso alza questo campanile verso la metà campa. Tentativo di stop in qualche modo effettuato da Amadou a beneficio di Iannizzotto, che però non riesce a dribblare l'avversario, e giudice nella circostanza che lo ferma molto bene. Tentativo di lancio pericoloso in aria, arriva come un falco Leone, ma c'è fuori gioco. Anche se va detto a completamento della cronaca dell'azione che era stato veramente molto bravo Wally ad anticipare l'esperto attaccante numero 10 del Vittoria, comunque fermato in posizione di fuorigioco, punizione già battuta. Nigro che mette in movimento Iannizzotto, stop di petto, rilancio nella zona di Sussò, anzi di Amadou. Amadou impattato da Di Gregorio in fallo laterale, rimessa a favore delle Aquile Calatine. È pronto Iannizzotto, retropassaggio che mette in movimento Nigro. Nigro ancora per Iannizzotto. Ferma il pallone Iannizzotto, guarda lo schieramento di compagni, parte il suo lancio, il colpo di testa di Commendatore, quest'altro buono del difensore centrale Citronella che anticipa l'avversario, ma rimpallo che favorisce Nicotra, è preciso esterno destro, a mettere in movimento Bartoluccio, ottimo il suo controllo, riesce a servire Abdoulaye che carica il sinistro e palla un metro circa fuori sulla sinistra di Alabiso. Primo tiro tentato dall'attaccante numero 9 delle Aquile Calatine, che ha ben controllato ai 16 metri, si è prontamente girato ma non ha dato precisione alla sua battuta di sinistro. C'è semplice rimessa dal fondo a favore del Vittoria, che sta per essere battuta da Alabiso.
il sinistro del giovane portiere biancorosso verso la tre quarti avversaria. Lo stop di coscia, buono di Nigro, il servizio che raggiunge Nicotra, quindi Iannizzotto subito pressato, retropassaggio, deve disimpegnare quei piedi, lo fa molto bene Polessi, chiamando in causa ancora Iannizzotto che però si fa impattare il passaggio in fallo laterale. Il pressing offensivo è stato portato da Cosentino, rimessa già effettuata, lo scambio con Nigro, quindi ancora Iannizzotto, ancora Nigro, ancora Iannizzotto. Lancio verso la metà campo, c'è il fallo su Hamadou, punizione per le Aquile, Nicotra a cambiare gioco dall'altra parte dove arriva Bartoluccio, riesce a colpire di testa ma la palla viene fermata dall'avversario, poi riconquistata molto bene da Sussò, commentatore, non riesce a servire Ruscica, il rimpallo che però ferisce le Aquile gradine che rimangono in attacco con commentatore, commentatore cerca di accentrarsi, buona la sua giocata, viene ostacolato poi però bloccato dal raddoppio di marcatura alla ripartenza, attenzione del Vittoria, fermata molto bene da Wally che riconquista la palla per le Aquile, il servizio che raggiunge in qualche modo Ruscica con la sponda e la collaborazione di Abdullahi, ancora Ruscica a 25 metri, ancora Ruscica riesce a resistere alla carica dell'avversario, apertura a destra, c'è spazio per Hamadou, Hamadou che ferma il pallone, parte il traversone direttamente a fondo campo, nulla di fatto. Sei minuti e 20 secondi di gioco nel corso di questo secondo tempo, sempre 0-1 il parziale, ovvero Aquile 0, Vittoria 1, gol al 37esimo, lo ricordo, di Leone. Il sinistro di Alà, bisogna rimettere in gioco il pallone verso la metà campo. Lo stop buono al volo effettuato da Cosentino, attaccato da Hamadou. Poi intercetta Nigro che rilancia verso la tre quarti avversaria, tentativo di controllo di Gurrieri che si fa sovrare la palla da commentatore, il pallone filtrante non ci arriva però Sussò può dunque recuperare Alabiso che ha già rimesso in gioco, è subito attaccato da Bartoluccio, restano in possesso palla i giocatori di Vittoria, c'è questo lungo lancio in aria troppo profondo per l'eventuale intervento di Bruno, la palla è recuperata da Polessi. Nicotta, Iannizzotto si trascina la palla fuori, numero 13 delle Aquile, c'è rimessa per gli ospiti. Hanno iniziato questa ripresa le Aquile Gradine con la stessa verve offensiva del primo tempo, quando si sono resi pericolosi in almeno due situazioni, ma non sono stati mai precisi nel trovare la giusta coordinazione per battere verso la porta difesa dall'Abiso. Poi è stato un costante crescendo del Vittoria che ha guadagnato metri, possesso palla e poi su un'autentica... Mentre vediamo la sostituzione, intanto esce dal rettangolo di gioco con la casacca numero 7 Sussò, prende il suo posto Alini. Tanto Polessi rilancia verso la metà campo, la palla che rimbalza a terra non riesce a colpirla di testa commentatore, c'è rimessa per il Vittoria. Pronto capitan Di Gregorio per la battuta, fermata da commentatore molto bene, il tunnel ad avversario di prima, la sponda buona di Alini, il lancio di Nicotra, la palla corpo a corpo tra Abdullahi e il suo diretto marcatore che è rotondo. Riconquistano palla i giocatori del Vittoria, svirgola il disimpegno per il numero 4, quindi l'apertura immediata tentata da Hamadou per l'inserimento proposto da Bartoluccio, ma il passaggio risulta impreciso, la palla è fuori. Rimessa per il Vittoria, pronto c'è Cassarino. Mantiene il possesso palla, il Vittoria tenta questa incursione sulla fascia destra, la va a fermare Wally, quindi Nicotra, il suo palleggio a centrocampo, Nigro, verticalizzazione che raggiunge Alini, toccato duro e messo a terra, punizione per le Aquile, la batte lo stesso Alini immediatamente a sinistra per lo scatto di Bartoluccio,
il disimpegno di Cassarino in out, rimessa in attacco per le Aquile, già effettuata irregolarmente però da Ruscica, cioè cambio di rimessa. Effettuata da Cassarino, lunga in avanti. C'è lo scontro tra Wally e l'avversario, come deve farlo il difensore delle Aquile, punizione per il Vittoria. Guadagna metri importanti, può un attimino respirare la formazione ospite dal pressing offensivo che sta cercando di portare la squadra di mister Buoncompagni nel tentativo di riequilibrare le sorti di questo incontro. Intanto pronto per la battuta Cassarino, parte il suo lancio al limite avversario, la palla che viene spizzicata da un compagno, un retropassaggio ancora pericoloso di Annizzotto, mette nelle condizioni Bruno di caricare il sinistro, ma per fortuna della porta calatina il tiro è altissimo. Ma ancora una volta Iannizzotto un po' leggero in questo disimpegno. Elia! Elia! Ovviamente postazione, manco a dirlo, gentili degli spettatori, non è per scusarci, ma molto precaria. Non c'è tribuna coperta, tantomeno una tribuna stampa qui al Pino Buongiorno, e quando piove sono grosse difficoltà, insomma, per fare una telecronaca, tenere contemporaneamente microfono, taccuino e ombrello non è operazione semplice. Intanto attenzione, incursione offensiva del Vittoria, parte la traversone in aria, la testa di Nigro a mettere fuori, la palla raccolta da Lini che alza la testa, guarda lo schieramento dei compagni, avanza palla al piede, poi gioca su Nicotra, quindi Ruscica. Ruscica difende molto bene il pallone in questa circostanza, commendatore, commendatore verticalizza, gli sporca la traiettoria un difensore, ma riconquistano palla i giocatori delle Aquile, commendatore Nicotra. Apertura a sinistra, c'è spazio adesso per Bartoluccio che resta il pallone, si coordina, effetto questo passaggio sulla terra molto buono per Amadou, non c'è intesa con Ruscica, può disimpegnare la difesa del Vittoria, ma recupera Wally a beneficio di Nicotra, resta in attacco dunque la formazione delle Aquile Calatine con Iannizzotto a dar manforte sulla corsia destra, servito Alini, Alini si difende di finta, cerca di accentrarsi, sbaglia però la misura del passaggio, ripartenza, attenzione veloce del Vittoria con il rapidissimo Cosentino, Cosentino che si porta ai 25 metri, Cosentino alla palla pericolosa in aria per Bruno, il tiro e la prodezza miracolosa di Polessi, e sulla ribattuta Bruno manda a fondo campo, paratone di Nicola Polessi e Vittoria vicini al raddoppio. Nigro, Nicotra, c'è lo scatto a destra di Abdullahi, Abdullahi però viene fermato ancora una volta da un ottimo rotondo, ottimo il disimpegno difensivo del difensore centrale del Vittoria che poi lancia verso la metà campo, il colpo di destra in anticipo di Iannizzotto, la palla è recuperata da Nicotra che ha spazio, si gira, guarda lo schieramento dei compagni, poi viene spressato, rallenta dunque l'azione offensiva delle Aquile, Nigro, commendatore preso un attimino di controtempo e costretto a deviare in out, perde il possesso palla in questa situazione, la formazione di casa, c'è rimessa per il Vittoria, pronto capitano Di Gregorio per la battuta, lancio nella zona di giudice, braccato fallosamente, cinturato più esattamente, messo a terra, l'arbitro a pochi metri assegna punizione per il Vittoria. Dà la sensazione quando si porta in avanti con velocità la formazione delle Aquile Calatine di essere lì per trovare la giusta rifinitura e mettere dunque le condizioni qualcuno degli avanti per battere verso la porta avversaria, ma poi c'è sempre un meccanismo che in questo senso si inceppa e non si determina l'azione pericolosa. Intanto attenzione a questa palla ben messa in area dal funambolico giudice, ma che non trova compagna, intanto la palla, attenzione, recuperata sulla tre quarti avversaria da Abdullahi, Abdullahi che mette in movimento Amadou, Amadou che va via l'avversario, entra in aria, Amadou il piatto destro e la palla fil di palo sulla sinistra di Alabiso e Vittoria che si salva.
Sicuramente, gentili telespettatori, questa è la palla gol più ghiotta capitata alla formazione di casa ed è stata quella sul destro di Amadou. Per la prima volta è entrato in aria in maniera molto pericolosa, in velocità, è andato via al suo diretto avversario, si è quasi praticamente presentato tutto solo dinanzi ad Alabiso, da posizione però decentrata, ha mirato verso il palo più lontano ma di fatto non ha beccato la porta. Intanto attenzione, il Vittoria ci prova sul tre quarti con Cosentino che in cattiva coordinazione colpisce male e mette fuori. Rimessa già effettuata, lo scambio tra Nigro e Nicotra, ancora Nicotra. Commentatore, subito attaccato, pressing alto adesso del Vittoria che riconquista palla pericolosamente con Gurrieri, la palla per Bruno, in aria servito Leone, Leone serie di finte, parte il sinistro, è una sorta di tiro cross con palla che si spegne a fondo campo, ma si è sicuramente reso pericolosissimo il Vittoria nella circostanza, c'è anche stata di fatto una deviazione così che l'arbitro assegna calcio d'angolo a favore della formazione ospite, è il corner numero 3 per la squadra di mister Guzzardi. Dalla lunetta, se non erro, si va a portare Gurrieri. Gran movimento in aria, parte il traversone sul secondo palo, la testa dei difensori biancorossi a mettere fuori, la battuta è violentissima, attenzione palla che crambola ancora al limite dell'area pericolosamente, ci mette una pezza di Anizzotto a rilanciare verso la metà campo, batte ribatte, non è meglio i biancorossi di casa con Abdullahi, cerca l'apertura su Alini che riesce a mantenere molto bene questa sua palla, la palleggia bene, la serve ma incespica sul tacco, un rimpallo che favorisce Abdullahi, ai 16 metri Abdullahi cerca il varco ma gli ruba il tempo e la palla all'avversario ma riconquista Nicola. E poi il fallo di Alini, segnalato dall'arbitro che segna dunque punizione per il Militello. Fasi concitate del match, ribaltamenti di fronte. Chiedo venia, ho citato credo il Militello al posto del Vittoria, piccolo lapsus, ancora memory insomma anche dei bei match che abbiamo visto l'anno scorso tra la formazione di casa e quella giallorossa di Militello che ricordo milita quest'anno nel campionato di prima categoria, del resto come l'anno scorso. Intanto la punizione battuta dal Vittoria in avanti, ottima la sponda di Bruno che mette in movimento giudice attaccato di Anizzotto. C'è dunque il duello tra i due, raddoppiato adesso giudice con commentatore che ha deviato fuori il pallone, credo in fallo laterale, vediamo un po' se è rimessa. Così infatti si va a portare sul punto di battuta Capitan Di Gregorio. Lancio lungo in aria. Per la corrente Bruno, spara la porta, cerca di girarsi, lo attacca Nicotra, palla che è messa fuori pericolosamente, il destro di giudice e la prodezza ancora tra i pali di Polessi che si rifugia in corner. Ancora una paratona del portierone Calatino. Terzo corner a favore del Città di Vittoria. Dalla lunetta va a battere l'autore del gol che in questo momento consente di essere in vantaggio alla Vittoria, ovvero Leone, la palla sul primo palo, tesa e molto forte, viene ancora una volta messa fuori dai difensori di casa. Altro calcio d'angolo per il Vittoria. Ancora Leone dalla lunetta. Il traversone stavolta al centro aria, non lo colpisce nessuno, con palla che si spegne in fallo laterale. Nulla di fatto, assegnata la semplice rimessa in gioco a favore delle Aquile Calatine, i cui giocatori della panchina stanno facendo riscaldamento. Già vi ricordo, nel corso del primo tempo è entrato in campo Iannizzotto per sostituire l'infortunato genovese, mentre vediamo che mister Guzzardi sa per effettuare la sua sostituzione con credo la casacca numero 18 e Spalla, che anzi 17 mi suggerisce il collega, sai bene, Di Pasquale, dunque si tratta del 17 Di Pasquale, ed abbandona il rettangolo di gioco Cosentino. Tutto questo quando sta per scoccare il 20° del secondo tempo, vi ricordo il parziale, Aquile Calatine 0, Città di Vittoria 1.
Gli Anisotto rimette in gioco il pallone, sfiora di testa al commendatore, la palla è recuperata da Alini che la rilancia verso la trequarti avversaria, colpo di testa di Abdoulaye, si avventa sulla stessa Amadou, rimpallo che favorisce Abdoulaye, Abdoulaye cerca ancora di servire Amadou ma non c'è 3-3-2, riconquista dunque palla la retroguardia del Vittoria ma rimpallo che favorisce Alini che cerca di cambiare gioco, in qualche modo sporca la traiettoria del pallone, un difensore riconquista Bartoluccio sul passaggio di Nicotra, Bartoluccio che carambola a terra e trova di fatto la direzione degli avversari per il secondo calcio d'angolo a favore delle Aquile Calatine. Si va a portare sulla lunetta d'angolo Nicotra e vanno a dar manforte in aria anche centrocampisti e difensori. Vediamo infatti Nigro prendere posizione nei 16 metri avversari, chiama lo schema Nicotra. Calcia col suo solito destro sul primo palo, il colpo di testa c'è di fatto di Ruscica e palla che sfiora ancora il palo alla sinistra di Alabiso e si spegne a fondo campo. Altra palla gol per le Aquile Calatine. Che minuto è? Siamo 20-30 secondi. Dunque prima Amadou, adesso Ruscica, stessa mira, ovvero palo alla sinistra di Alabiso, mentre vediamo che mister Bongopagna ha effettuato un'altra sostituzione, è uscito Iannizzotto, se ho visto bene, ed è entrato, adesso cercheremo di capire chi è entrato al suo posto. Intanto la palla che finisce nuovamente fuori per la rimessa delle Aquile Calatine che dunque stanno cercando di premere sull'acceleratore nel tentativo di riequilibrare le sorti dell'incontro. Pronto Bartoluccio, indirizza e scambia con Nicotra. Il lancio di Nicotra nella zona di Abdoulaye che spizzica di testa per Amadou. Amadou raddoppiato, va via gli avversari, ancora Amadou, ottima la sua giocata. Amadou pericolosamente si porta sulla linea di fondo, poi triplicano la marcatura e disimpegnano sia pure uno con un po' di affanno. I difensori di Vittoria in fallo laterale, rimessa già effettuata a beneficio di Bartoluccio, parte il cross sul secondo palo, il colpo di testa ancora di credo Ruscica che però si appoggia sulle spalle dell'avversario, interviene l'arbitro credo per assegnare punizione a favore del Vittoria ma sicuramente azione ancora insistita e per certi aspetti pericolosa delle Aquile Calatine. Quindi in campo Cimino al posto di Iannizzotto, dunque in buona sostanza un attaccante al posto di un difensore, quindi molto sbilanciata in avanti la formazione di casa. Intanto il gioco è stato interrotto dal direttore di gara per comandare ancora punizione. A favore, vediamo di chi, anzi no, è stata battuta dalla punizione ma credo Ruscica non è riuscito a mantenerla in campo, c'è rimessa per il Città di Vittoria già effettuata da Cassarino in avanti, l'intervento in anticipo di Wally, poi il fallo su Nicotra, punizione per le Aquile, battuta lo stesso Nicotra, beneficio di commendatore, commendatore che chiama in causa Bartoluccio, Bartoluccio va in dribbling, saltato un avversario, poi però preziosismo, regala palla agli avversari pericolosamente, sono 3-2, si allarga per fortuna delle Aquile il gioco sulla sinistra dove c'è Leone che mette in mezzo di testa, ci mette una pezza su questa diciamo mancata azione di disimpegno delle Aquile. Wally, ma riconquista palla il Città di Vittoria che dunque si ripropone verso la trequarti avversaria a destra con questo pallone che giunge su Bruno, Bruno che si invola verso i 16 metri avversari, Bruno serie di finte, cerca il varco per il tiro, viene in qualche modo impattato e poi in seconda battuta Bartoluccio a mettere fuori, riconquista Amadou, Amadou cerca il dribbling, si allunga troppo la palla, ottima la giocata di Apichino, dunque nuovamente davanti il Città di Vittoria, l'apertura a sinistra per lo scatto di Giudice, risulta impreciso il passaggio con la palla che si spegne in fallo laterale. Attaccati! 24esimo intanto nel corso della ripresa, vi ricordo il parziale Aquile Calatine 0, Vittoria 1, fa ancora la differenza il gol del primo tempo realizzato da Leone, intanto c'è questo lungo lancio a sinistra per Cimino che si impegna nello scatto, velocissima la sua azione, riesce a mantenere la palla in campo, ottima la giocata di Cimino e poi però se la trascina di fatto fuori,
L'arbitro assegna semplice rimessa da fondo campo, protesta nella circostanza Cimino che si becca il cartellino giallo. Di fatto è il primo ammonito tra le fila delle Aquile Calatine. Vi ricordo, due ne sono stati ammoniti nel Vittoria, ovvero Di Gregorio e Rotondo. Ovviamente passano inesorabili i minuti e la formazione ovviamente di casa cerca di accelerare il ritmo del gioco nel tentativo di pervenire al pareggio, e questo fa di conseguenza aumentare un po' il nervosismo. Intanto a centrocampo la testa è di Wally, la palla indirizzata su Cimino, ottima sua giocata, parte sul lancio, c'è lo scatto di Abdullahi che aggancia, è solo davanti al portiere, Abdullahi si allunga troppo la palla che è dunque preda di Alabiso e sfuma ancora questa azione pericolosissima delle Aquile Calatine, che mancano il gol pareggio, ribadiamo, con Abdullahi. Fa sempre le cose bene a metà, bravissimo in acrobazia nell'agganciare il pallone, ma poi difetta nel secondo controllo, quello che gli consentirebbe insomma di domare il pallone per poi calciarlo in maniera efficace verso la porta avversaria. Intanto Bartoluccio mette in movimento commendatore, verticalizza ancora per lo scatto di Amadou, cerca a sua volta di rimettere in mezzo, viene in qualche modo sporcata la traiettoria del suo cross, la palla è riconquistata però dalle Aquile, ma irregolarmente, dice l'arbitro, con Bartoluccio che ha commesso fallo di mani. Nulla di fatto, c'è punizione per il Città di Vittoria. È sicuramente più incisiva la manovra offensiva delle Aquile Calatine, ma ancora una volta mancano di precisione in zona gol. E ad onore insomma del vero mi permetto di dire che, per quanto fatto vedere soprattutto in questo secondo tempo, meriterebbero il pareggio. Intanto lungo lancio pericoloso in aria, non aggancia Leone che si trascina di fatto la palla fuori, c'è rimessa per le Aquile, pronto Onigro sul punto di battuta, il lancio raggiunge Commendatore, ottima la sua giocata, anche oggi una gran partita quella di Commendatore, il tocco al volo di Gregorio a mettere fuori, altra rimessa per i Calatini, Nicotra, lungo lancio ancora nella zona di Cimino, anzi di Ruscica, anticipato. Poi c'è corpo a corpo tra Wally e il suo diretto avversario che ha la meglio, si trattava di Bruno che cerca di lanciare in avanti ma scaventa direttamente in fallo laterale. Rimessa già effettuata da Bartoluccio che chiama in causa Nicotra che ferma il pallone, è subito braccato, faranno sempre pressing alto i giocatori del Vittoria. Ecco servito Bartoluccio, parte il suo lancio, ancora deviato in out, altra rimessa per le Aquile. Ancora Bartoluccio si incarica di questa battuta. Indirizza nella zona di Amadou che va via in posizione della destra, ma ultimo tocco è suo, la palla è finita fuori, la rimessa viene assegnata agli ospiti. Anche se ha piovuto in maniera, come dire, lenta, ma lo ha fatto in maniera costante e incessante, quindi match totalmente bagnato dalla pioggia. Intercetta intanto Bartoluccio corpo a corpo con l'avversario, era meglio il difensore ma commette fallo in gioco pericoloso, dice l'arbitro, che vi ricordo è il signor Emanuele Orlandi della sezione arbitrale di Siracusa, che è assistito appunto da Michele Ceramella e Umberto Taibi di Caltanissetta. Punizione per il Vittoria. Il sinistro di Citronella lunghissimo in avanti, si lascia scavalcare dal pallone Wallin, finisce in offside Leone, c'è cioè punizione per le Aquile, battuta rapidamente da Ruscica che ha scambiato con un compagno, il suo lancio viene deviato, mantiene la palla in capo Cimino, Cimino cerca di azionare Abdullahi, è impreciso il passaggio, riconquista palla la formazione ospite, la ripartenza, attenzione veloce a destra con lo scatto credo di Bruno che viene braccato da Wally, Bruno si porta verso la bandierina d'angolo e nel contempo si trascina la palla fuori. Wally per la rimessa laterale nella zona di Ruscica, anticipato di testa, la palla pericolosamente messa in mezzo, la sponda all'indietro di Leone, ancora Leone servito al limite, cerca di girarsi, parte il suo tiro, si, come dire, avvita troppo, chiude troppo l'angolo e la palla finisce 3-4 metri sulla sinistra di Polessi. Nulla di fatto, rimessa dal fondo a favore delle Aquile Calatine.
rapidamente Polessi, corto su Wally. Parte il suo lancio, in qualche modo recupera palla bene Cimino, quindi Alini che viene fermato da Tergo, il fallo ai suoi danni, punizione per le Aquile, piena tre quarti del Vittoria. Lo stesso Alini si incarica la battuta, poi c'è dell'incarico a Nicotra, tocca corto su Ruscica, Ruscica 25 metri, carica il destro, trova la deviazione, c'è calcio d'angolo, numero 3 per le Aquile. Dalla lunetta come sempre Nicotra, parte il suo destro sul secondo palo, il colpo di testa a schiacciare, accompagna con lo sguardo e poi con il palmo della mano sinistra all'Abiso il pallone e lo fa suo, nulla di fatto. Lungo rilancio di Alabiso verso la tre quarti avversaria, la palla che rimbalza a terra, la colpisce di testa Nicola in collaborazione di Bruno, poi disimpegna Wally, Ruscica, spalla alla porta, è braccato fallosamente, l'arbitro è ben messo, punizione già battuta, Nicotra. Bartoluccio, a grandi falcate verso la tre quarti avversaria, si allunga troppo la palla, lo ferma con mestiere e precisione Iapichino, riconquista palla il Vittoria, poi si fa un attimino male, il numero 4 del Vittoria, viene messa la palla fuori, dunque eventualmente consigliere i soccorsi che non sono comunque necessari, si è prontamente ripreso il centrocampista della formazione ospite, rimessa dunque per le Aquile, che adesso con commendatore restituiscono palla agli avversari. 31 minuti intanto nel corso di questo secondo tempo, sempre 0-1 il parziale, vince il Vittoria. Sulla schiena di Wally il pallone, poi il tacco di Bartoluccio, lo scatto di commendatore, fermato ancora in tackle da Iapichino che si rifugia in angolo, anzi in out, si trattava di Guerrieri. Pronto Bartoluccio per la rimessa in gioco, l'effetto a beneficio di Alini che ancora una volta anticipato da Guerrieri, altra rimessa laterale in attacco, Bartoluccio, anticipato ancora Alini, poi la sponda lì dietro di Leone, svicola il disimpegno difensore, poi il sinistro di commendatore che non dà precisione al suo tiro di collo pieno, bravissimo comunque commendatore a rubar palla all'avversario, a trovare quindi il varco per la battuta, ma non ha dato precisione al suo tiro. Rimessa dalla fondo a favore del Città di Vittoria, che dunque ha tutto l'interesse adesso a far passare quanto più tempo possibile. Intanto sbagliato questo passaggio, la palla è fuori, c'è rimessa per le Aquile effettuata da Ruscica nella zona di Cimino, Cimino spalla la porta, controlla bene, poi viene fermato in out, ultimo tocco dall'attaccante Calatino, c'è rimessa per il Vittoria. Cassarino, la testa è stata di Ruscica, hanno riconquistato però palla ancora i giocatori ospiti, il lungo lancio in avanti, netta la posizione di fuorigioco di Leone anche se la palla è facilmente recuperata da Polessi, Nigro, il lancio ancora nella zona di Alini, non raggiunto dal pallone, però rimpallo che favorisce Abdullahi, Abdullahi prontamente si gira, Abdullahi sempre velocissimo, la sponda all'indietro di Cimino, la palla recuperata da commendatore, ottima la sua giocata, poi però la perde per questa ottima giocata a sua volta difensiva di Iapichino e poi scontro tra Bartoluccio e un avversario, la palla finisce fuori ma c'è cartellino giallo all'indirizzo del numero 3 delle Aquile Calatine, seconda ammonizione tra le file dei padroni di casa. Con calma batte Citronella. Lungo lancio nella zona di giudice anticipato di testa da Bartoluccio, quindi Nicotra, Alini subito la verticalizzazione, c'è lo scatto di Abdullahi, Abdullahi velocissimo ed è centrato, entra in aria, Abdullahi ferma il pallone, cerca di accentrarsi ma poi gli ruba il tempo con esperienza il difensore centrale Citronella, il rilancio di De Gregorio pericoloso al limite avversario, la palla che arriva, il pallonetto è alto sulla porta di Polessi, palla gol ghiottissima, ma vediamo che si è alzata di fatto la bandierina dell'assistente a segnalare la
posizione fuori gioco, credo, del numero 11 Bruno. Intanto la palla, ancora attenzione, non disimpegnate i difensori, riconquista palla, ancora Bruno ai 20 metri che si porta al limite, Bruno fra due avversari, rimpallo che favorisce giudice, poi Leone carica il sinistro, impattato bene da Nicotra che salva la situazione. Rischiano qualcosina di troppo adesso i difensori delle Aquile Calatine, sbilanciati e talvolta non precisissimi nel disimpegno. Nigro, Wally, serie di finte, subito attaccato, sempre pressing alto del Vittoria, e questa probabilmente l'arma vincente della formazione di Guzzardi, commesso fallo però ai danni di Wally nella circostanza. Come è andata la punizione? Già battuta da Polessi, quindi Bartoluccio, Nicotra, Alini, subito il lancio a sinistra per lo scatto di Cimino, Cimino che arriva sulla palla, viene questa toccata dall'avversario e messa in corner, calcio d'angolo già battuto, indietro Suolini, parte il cross in aria, non riesce ad avvitarsi Abdullahi, colpisce malissimo, la palla è a fondo campo. Nulla da fare per le Aquile. 36esimo intanto, 9 più recupero e il tempo residuo in termini anche di speranze per pareggiare i conti. Ruscica rimette in gioco, Wally, disimpegno però un po' impreciso, in qualche modo rimpallo che favorisce Nicotra, Nigro, Bartoluccio, anticipato Alini, al palleggio, bel buono a centrocampo i giocatori di Vittoria, poi ferma l'azione Wally, Nigro, Bartoluccio, Abdullahi, ottima la sua girata come sempre, si porta ai 20 metri, Abdullahi entra in aria velocissimo, Abdullahi lo vanno a chiudere in due, è costretto a decentrarsi, Abdullahi mantiene possesso della palla e poi la perde e può dunque disimpegnare il Vittoria. Ma attenzione, sbaglia il disimpegno, sbaglia poi il passaggio a sua volta a Nicotra, la palla riconquistata dal Vittoria nelle retrovie con Cassarino, ottima la sua giocata, cerca di lanciare verso la metà campo ma intercetta Wally, il servizio che raggiunge Commendatore, Commendatore che si è finto il passaggio, poi la fetta bene per Amadou, Amadou è in posizione regolare, è decentrato, Amadou cerca di mettere in mezzo, è un tiro sul primo palo che finisce sull'esterno della rete, ancora una volta sprecata un'azione pericolosissima delle Aquile Calatine. Semplice rimessa da fondo campo per il Vittoria. Beniamini, sveglia! 37 minuti e mezzo, il sinistro di Alabiso verso la metà campo, aggancia al volo Nicotra che ha scambiato con Ruscica, ancora Nicotra a mettere a destra dove c'è Alini, ferma il pallone Alini in posizione di ala destra e subito attaccato, mette in posizione la palla il numero 18, Alini cerca di servire Commendatore, non si chiude la triangolazione fra i due, riconquista palla il Vittoria, c'è il ritorno di Commendatore, ottima la giocata di giudice, apertura sulla destra a beneficio di Leone, la ripartenza veloce, attenzione del Vittoria, c'è spazio per la cavalcata di Gurrieri che però è preso in controtempo, si allarga troppo la traiettoria della palla e finisce in out, rimessa già effettuata, Commendatore. Gran partita di Commendatore anche oggi, come l'avevamo visto bene già domenica scorsa in quel del Franco Vassallo. Intanto il lancio di Wally, fermato un avversario, riconquista nuovamente palla il Vittoria, ancora tentativo di contropiede. Ci sono ovviamente dei varchi su cui tentano di incunearsi gli avanti della formazione ospite. Nigro, Bartoluccio. Il lancio non raggiunge Alini, ottimo il controllo dei centrocampisti, attenzione per regolare la posizione di Leone, Leone che si invola tutto solo e poi con notevole ritardo si alza la bandierina dell'assistente per dunque segnalare la posizione irregolare di Leone, mentre fa correggere il punto da dove battere questo piazzato il direttore di gara. Nigro, Bartoluccio, lungo lancio, l'anticipo ancora di testa, la palla recuperata da
Nicotra, la sponda buona di Abdullahi, il controllo non preciso di Ruscica consente ai centrocampisti del Vittoria di recuperare, lungo lancio mirato in avanti, difende bene. Reclamano un passaggio intenzionale all'indietro i giocatori del Vittoria, ma l'arbitro ha detto che è tutto regolare. Attenzione, intanto la palla recuperata da Ruscica, apertura ad essere buona per Hamadou ai 25 metri. Ancora Ruscica ai 20, cerca il varco. Apertura ancora per Hamadou che si lascia superare dal pallone e poi non lo raggiunge più, malgrado dotato di grande velocità. C'è rimessa biancorossa, ovvero per il Vittoria. Quindi Citronella scambiato con compagno, lungo lancio in avanti, attende al limite della propria area il pallone e lo fa suo Polessi che adesso lo rilancia verso il centro del campo. La palla che rimbalza a terra, c'è lo scatto a destra di Commendatore, l'anticipo di Gregorio che poi è anche bravo a fare carambolare la palla sull'avversario e guadagna questa rimessa laterale già effettuata. Lo scambio con un compagno, ancora capitano di Gregorio. Mentre vediamo c'è a terra un giocatore del Vittoria da questa parte sulla metà campo delle Aquile. Quindi nel precedente scontro, credo con Wally, si è fatto male un giocatore del Vittoria, dovrebbe essere, se non erro, Bruno. Dunque, match che sta per volgere al termine, gentili telespettatori, questo fra le Aquile Calatine e la città di Vittoria che conduce per una rete a zero, ancora adesso fa la differenza il gol nel primo tempo realizzato da Leone, con Aquile Calatine, soprattutto nel secondo tempo, molto più incisive in termini offensivi, con due palle gol ghiotte su tutte, la prima sul destro di Hamadou, finita a fil di palo, e poi il colpo di testa, anche questo ravvicinato di Ruscica, anche questo a fil di palo sulla sinistra di Alabiso. Intanto la rimessa è a favore del Vittoria che restituisce palla sportivamente agli avversari. Polessi, Ruscica viene a prendere palla qua sotto, il lancio è su Abdullahi che aggancia. Quindi commendatore cerca di far filtrare, respinge ancora la difesa, invalicabile, o quasi quella del Vittoria. Apertura a destra, c'è spazio per Bartoluccio che si coordina per il cross, lo effettua sul secondo palo, troppo profondo, e la palla si spegne a fondo campo. Sfuma quest'altra occasione offensiva delle Aquile Calatine. Sta per scoccare intanto il 43esimo, vediamo che mister Guzzardi sta per effettuare un'altra sostituzione tra le fila del Vittoria. Esce Iapichino. Anzi no, non c'è stata intesa, di fatto a uscire deve essere Gurrieri. Cercheremo di capire qual è il giocatore che ha fatto il suo ingresso in campo. Allora, si tratta del numero 14 Gurrieri, quindi un Gurrieri per un altro. Intanto la rimessa di Ruscica, la sponda all'indietro di Alini, Nicotra, Wally, Ruscica, toccato duro da Tergo, messo a terra, punizione per le Aquile. Nicotra, Nigro, si propone ancora a destra Bartoluccio, porta palla Nigro, rischia adesso la retroguardia delle Aquile ma non ha scelte. Nicotra,
è ancora il disimpegno direttamente in fallo laterale. Rimessa dunque in attacco per la formazione di casa, Bartoluccio indirizza su Alini, spara la porta, subito attaccato, perde il pallone, la ripartenza veloce del Vittoria, il contropiede tentato da Leone che è stato servito sulla sinistra, nel frattempo è finito a terra un altro giocatore, è stato commesso fallo credo da Alini. E quindi c'è calcio di punizione per il Vittoria. Allora, scocca in questo momento il 90esimo, siamo dunque entrati nel recupero, recupero che segnala in questo momento il direttore di gara e dice 5 minuti. Ancora 300 secondi scarsi da giocare. Intanto capitan Di Gregorio si incarica della battuta di questa punizione. Con mestiere ovviamente i giocatori più esperti di Città di Vittoria cercano di guadagnare secondi preziosi in occasione di questo calcio di punizione. La battuta di Citronella lunga respinta da Bartoluccio. C'è un fallo di mani degli attaccanti avversari, punizione già battuta, commendatore per Bartoluccio, quindi Nicotra che allarga il gioco a sinistra a beneficio di Wally. Wally va in dribbling, salta un avversario che non lo molla però di un centimetro e guadagna la rimessa laterale. Elia, chiama palla! Rimpallo che favorisce il commendatore, verticalizzazione fermata, subito ricoglie una palla, i giocatori ospiti tendono il contrattacco, adesso sono 3 contro 3, parte l'esterno sinistro nella zona di Giudice, attaccato da Nigro, Giudice è costretto a allargare la sua manovra e adesso con esperienza si porta sulla lunetta per guadagnare qualche secondo, cross in mezzo pericoloso, attenzione non ti si impegna Bartoluccio. Consente di fatto a Bruno di conquistare palla, girarsi e tirare verso la porta, per fortuna di Polessi non la inquadra, rimessa dal fondo a fuori delle Aquile. Wally Ruscica lungo lancio verso la tre quarti avversaria, sfiore di testa Amadou, il rimpallo che favorisce però lo stesso, riesce a salire ancora Ruscica, quindi Amadou subito attaccato, rapidissimo, allarga su Bartoluccio, Nicotra, Alini, ancora impattato il suo tentativo di lancio, palla fuori, rimessa per le Aquile Calatine, effettuata da Alini, anticipato Ruscica, può disimpegnare dunque la retroguardia. Polessi Nigro, Wally, corrono ovviamente senza mollare nulla i giocatori del Vittoria, rischia qualcosina Wally ma la meglio, parte il lancio in avanti, non aggancia Amadou, disimpegno di Citronella e poi la palla fermata da Iapichino che allarga sulla destra, colpo di testa di Wally, rimpallo che pulisce Ruscica, aggancia Cimino, Cimino tentativo di dribbling fra due avversari, perde la palla. Ancora contropiede con Leone scattato sul filo del fuorigioco, ma in realtà ecco, avevo il dubbio, mi era sembrato un 50 cm al di là dell'ultimo uomo. Punizione battuta. Ancora un minuto e qualcosa da recuperare. Palla a centrocampo, intercettata da Nigro. Ultime speranze per le Aquile Calatine di riequilibrare le sorti dell'incontro. Walter Tavressone, ancora il disimpegno dei difensori con poi la palla toccata bene su Bruno. Uno contro uno, c'è spazio, si incunia il neo entrato ed è miracolo ancora di Polessi, ma il rimpallo che favorisce ancora Bruno. Bruno quasi a porta vuota, ma c'è il ritorno di Cimino, poi quello di Nicotra che va a tappare il buco.
e alla fine Nigro accompagna l'uscita dai pali di Polessi. Ultima azione, rilancio lunghissimo di Polessi, pallone altissimo verso la tre quarti avversaria, la palla che rimbalza a terra, la colpisce di testa Di Gregorio, carambola fuori, ultimo tocco del biancorosso rimessa da Tacucco per le Aquile, già effettuata da Bartoluccio, la palla per Amadou fra due avversari, la perde, disimpegna ancora la retroguardia del Vittoria, ultimi scampoli di match, riconquista la palla Wally che viene strattonato e messo a terra. Punizione battuta, la palla tra i piedi di Alini, Alini serie di finte ma viene fermato, commette fallo Alini e credo che finisca qui il match perché fischia in questo momento la fine della partita il signor Orlandi, arbitro dell'incontro, match che dunque le Aquile Calatine hanno giocato bene a sprazzi, benissimo sicuramente nell'avvio, i primi 15 minuti, poi il regalo difensivo che ha permesso a Leone di portare in vantaggio la formazione ospite e su quel gol la squadra guidata da mister Guzzardi ha costruito il successo di questa partita, quindi difendendosi bene, concedendo veramente poco, due sole ghiotte occasioni da gol di fatto nel secondo tempo per le Aquile Calatine, la prima sul destro di Amadou che mandava a fil di palo e poi il colpo di testa di Ruscica, anche questo finito a fil di palo sulla sinistra dell'estremo difensore Alabiso. Probabilmente i giocatori di casa non meritavano questa sconfitta, ma la regola è, come dire, che non si può certamente cambiare, la regola principale del gioco del calcio è che vince la squadra che fa un gol in più degli avversari e oggi lo hanno fatto i giocatori del Vittoria. Dunque ribadisco il finale qui dal Pino Buongiorno di Caltagirone, Aquile Calatine 0, Vittoria 1, la linea allo studio.